Signor Ministro, si legge nella missiva, noi familiari non abbiamo dubbi che questo provvedimento sia formalmente e giuridicamente legale, ma le chiediamo che giustizia è quella che dopo neanche 20 mesi di carcere manda a casa un omicida di questa natura. Tuttavia, prosegue nella lettera Maria Elena Angeletti, sottolineandole la condivisione con altri membri della famiglia, nonostante l'opinione pubblica sia continuamente scossa da gravi analoghi fatti di sangue, non è nostra intenzione contribuire ad alimentare con questo nostro intervento a lei rivolto atmosfere forcaiole, ma siamo assolutamente convinti che lo Stato ha sì il dovere di garantire a tutti gli imputati detenuti assistenza e cure adeguate, nel rispetto del senso di umanità di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma è questo il punto, soprattutto perché si è macchiato di crimini così odiosi, ciò deve avvenire all'interno della condizione di reclusione, che tenga in equilibrio i piatti della bilancia tra le responsabilità inestinguibili di un omicida e il doveroso risarcimento morale ed esistenziale di tutte le sue vittime, di fatto costrette a subire un fine pena mai. La lettera si conclude con la richiesta al ministro Nordio di valutare le considerazioni e riflessioni di cittadini travolti da un evento terribilmente doloroso, perché possa adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione affinché si investano risorse adeguate per realizzare finalmente un sistema carcerario moderno, ispirato ad una filosofia diversa e globale del fare carcere, intesa nel senso di garantire comunque assistenza e cure ai detenuti che ne hanno bisogno, ma sempre all'interno di strutture carcerarie idonee a quel compito. In questo modo, conclude Maria Elena Angeletti, si riuscirebbe sì a garantire una vera giustizia nel senso sopradetto. Infatti, se è vero e giusto che nessuno deve toccare Caino, lo è altrettanto rendere piena giustizia ad Abele, perché altrimenti si finisce di relegarlo in secondo piano e considerarlo unicamente come un mero incidente di percorso, una sorta di passaggio doloroso sulla via della redenzione di Caino.